Mario, quanto dobbiamo aspettare? Mi devi illuminare con sta torcia, te l'ho già chiesto, forza. Devi essere sicuro al 100%. Sono sicuro, ma cosa vuoi che succeda? Ragazzi, al massimo per muoio. Ma è una stupidaggine. Ma ci abbiamo altre piume per ritornare io in vita. Sono morto. Sì, ma finiranno. Ascoltate, però io non posso stare col sospetto che l'intruso sia dentro di me, che possa controllare me, proprio me. Cioè, io non lo posso sopportare, quindi abbi pazienza. Usami sta cavolo di torcia, va bene, ok? Va bene, ma se muoio non è colpa mia. Non è colpa tua, se muoio non è colpa tua, ok? Sei pronto? Io sono pronto. Non voglio guardare. Ok, tranquilli. 3, ok. 2. Vai. 1. Vai. 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 Ok. Wow. Raga. Ok. Io vedo tutto questo bianco. Vedo tutto bianco. Vedo tutto bianco. Ma anche tu sei tutto bianco e azzurro. Oddio, mi vedo. Oh mio Dio. Ma che cavolo è successo? Guarda. Sono che è successo? Tutto azzurrino. Anche non sotto. Sei in fiamme. Questo è positivo. Oh, sì, è vero. Non ho nemmeno perso vita. Cioè, io sto bene. Togli la torcia? Sì, sì. Togli la torcia. Togli la torcia. Però è strano, è veramente strano. Cioè, non ho più i colori. È come se fossi diventato una versione tipo... Avete presente il negativo delle fotografie vecchie, no? Quello che... Indebolito, è vero, è vero. Anche, sì. Però effettivamente io non mi sento indebolito. Cioè, ho tutti i cuori, ho tutta l'armatura. Effetti? Niente, normale. Niente. L'unica cosa, niente. Ho visto bianco per un attimo, però sto bene. Beh, no, normale pure da qua, no? Allora, non sembra niente. È una cosa intermedia tra quello che è successo a Stefano, che è morto, e quello che è successo invece a Mario, che è venuto che fuori da dentro niente. Di lui. No, non è che non gli è successo niente. Oddio, è vero. Gli è venuto da dentro l'intruso, mannaggia. Cioè, una cosa più peggiore di così, veramente non so cosa poteva capitare. Io ho paura che quello che sia successo a me possa significare che magari in me c'è qualcos'altro. Perché non ho bruciato. Non lo so, magari c'è qualcosa di positivo che mi sta proteggendo. Cioè, sono diventato ma azzurro. Ma non è stato definito, però. Sei solo azzurro, non è che è uscito un altro aspetto. No, è vero, qualcosa. È vero, vabbè, ragazzi, non lo so. È inutile stare qui a fare progetti. Andiamo. Dottor... Che cavolo ci fa? Raga, era dentro il labirinto. Che vuole? È uscito. Oh mio Dio, ragazzi. Che cavolo ha fatto? Aiuto, mi ha tipo fatto una cosa con un fulmine. Ha paralizzato a tutti. Mi ha dato un effetto strano che non avevo mai visto. Ma lui è uscito da dentro. Oh, no, non toccatelo, raga. Non toccatelo. No. Fermo qua anche perché non mi posso muovere. È uscito da dentro il labirinto, io sono sicuro. Cioè, non l'ho visto precisamente. Sì, l'ho visto pure io. No, è uscito da lì. Ma quanto... che faceva lì dentro? Non lo so, quanto avete di lentezza? Quanto avete di bloccaggio? Quanto... Ancora un po', okay, dovrebbe passare. Io posso no, saltare, è finito, però è finito, è finito. Posso saltare, okay. Ascoltate. Ok, anch'io. È stato strano perché prima di paralizzarci mi ha fatto tipo un effetto tipo un fulmine. L'ha fatto addosso a me e poi è successo tutto. Aveva qualcosa in mano. Sì, aveva una cosa piccola in mano, non ho visto. Però è venuto fuori da dentro il labirinto. E quello che io penso è che lui possa aver rubato qualcosa da dentro il labirinto. Perché ricordatevi che la tappa successiva, dopo il labirinto del Minotauro, che chissà cosa c'è dentro, perché ovviamente non ci sarà il Minotauro, però infatti dopo questo tu praticamente con la carne del Minotauro dovevi andare, vi ricordate, dall'Idra, abbiamo detto, nella Fire Swamp. Sì. E tra l'altro, esatto, se non sbaglio, la Fire Swamp dovrebbe essere proprio quegli alberi rossi che si vedono lì, oltre di noi. Sì, è quella, okay. Ricordo bene. Dovrebbe essere quella lì. Riprendi la torcia, va. Grazie, sì, restituiscimela, che questa potrebbe essere meglio utile. Meglio in mano tua che mia, comunque. È quasi scarica, comunque, quindi non so quanto ancora possiamo utilizzarla. Spero poco, perché effettivamente ogni volta che l'abbiamo usata è successo qualcosa di brutto. Per quanto riguarda me, voi tenetemi d'occhio. Quando passa sta cosa del negativo, questo effetto negativo, ditemelo, ok? Così, va bene, non ti preoccupare. Io ovviamente non credo di vederlo. Adesso però dobbiamo... Tu non ti buttare troppo, per favore. Mi sembri troppo fragile. Anna, non credo di essere fragile. Avrei perso cuori, avrei avuto un effetto di debolezza. Perché continuate a dire che sono fragile? Non sono fragile. Smettetela. Qui è alto comunque. È alto e sotto di noi ci sono dei mostri. Probabilmente sono dei minotauri o qualcosa del genere. Il labirinto è loro. Se volete, colo un secchio d'acqua. Colo un secchio d'acqua, così sì, almeno conviene. Possiamo anche risalire, ok? Che è una cosa utile. Scendiamo, mi raccomando, state un poco dietro di me perché non mi ricordo quanto è pericoloso questo posto. Ci siamo già stati, ma sono passati anni, quindi attenti, c'è un ragno, ok? Un ragnetto. C'è anche un insetto strano. Belli svegli, però vi voglio, Mario, bello sveglio, attenzione. Vai, a tutto quello che c'è. Le torce io, bravo, ascoltate a me. Dobbiamo mi ha preso! Anna, maledizione. No, aiutate Anna. Anna, io non ti posso, cosa devo fare? Io non posso fare niente. Aspetta, se vi attacco. Aspetta. Se vi attacco, okay, con la pistola di Spectrite, con la cosa di Spectrite. Raga, è pieno di mostri qui, mamma mia! Anna, che cavolo hai fatto? Forti, ma ragazzi, che mi ha preso e non mi lascia. Ma non muore sta cosa, ma cos'è? È morta, okay, è morta, è morta. Ce n'è un'altra. Ce l'abbiamo anche dietro, occhio. Raga, mi ha preso un'altra, mi ha preso un'altra. No, ragazzi, non va bene. Questo posto non ce la facciamo a farlo. È troppo difficile. È veramente troppo che difficile. Non lo so. Qualcuno mi deve uccidere sta cosa che mi sta aspetta, prendendo, però. Aspetta, come?
Uccidetela, uccidetela. Mario, smettila di borbottare, dai, mannaggia. Uccidete questa cosa. C'è un minotauro, c'è un minotauro. Ma come un minotauro? No, è la fine, è la fine. Ragazzo, a posto, non ne usciamo. Io ve lo dico, non ne usciamo. Quanta vita c'hai? Oddio, ce l'hai ancora. Oddio, sto bene. Attenti, attenti. Sto bene, io sto bene. Però ho paura. Morto. Uccidetemi sta cosa, per favore, veloci. Uccidetemi sta cosa. Non fatemi. Non spingetemi verso avanti, che ne troviamo altri, mannaggia. Uccidetela, uccidetela. Veloci. Qua di qua, facciamoci. Io non posso fare niente, raga. Dovete ucciderla voi. Più forte. Potrebbe mancare poco. Stefano, impegnati anche non tu. Non posso, non continua, posso. Continua, continua. Ho fuoco. No, non importa, continua a colpire. Fuoco allo scarafaggio, va bene. Io faccio il minotauro. Ok, è andato, è andato, è andato. Io mi do pure un attimo. Fuori, fermatevi, fermatevi. Anna, fermati. Fermi tutti, fermi, fermi. Mamma mia. Allora, avete presente quando si dice proprio iniziare una cosa col piede sbagliato? Ecco, questo è quello che è successo. Allora, te, mannaggia te. Aio! Allora, se tu sei tutto insicuro, indeciso e non vai bene, io ti uccido. Perché così non ma funziona, Mario. Ma io non faccio Mario. Danni qua dentro nemmeno. Non mi importa, impegnati comunque. Sii brillante, non tutto moscio. Tu. Ok. Sei stata brava, però quella spada di spettrite è un pericolo, tu lo so, infatti non l'ho usata. Tu invece, se hai un'arma, ok? Se io ti ho dato quella devo spada, devo usarla. Magari sarebbe aspettabile. Adesso pensavo di farti danno col fuoco. Senti, meglio lasciarmi mangiare da un cacchio di scarafaggio che mi infila le pinze nel culo. Cioè, ste, no, veramente. No, hai ragione. Che cavolo. Ragione. Andiamo avanti, per favore, un po' più di impegno. È pieno di roba qua, Io non mi ricordo. No, fermi, Bocciate. Fermi. Non andate avanti a me, non andate avanti a me. No, no, perché no. Se voi andate questi cosi corrono e sono indemoniati. Caricano! Voi dovete allontanarvi. Allontanatevi per favore, perché ho paura di uccidervi. Attento. Ci sono degli slime di pietra e quei mostri erano tipo dei minotauri. Uno slime di pietra mi è venuto in testa. Voi vi dovete togliere, vi dovete togliere. Perché se non vi togliete, Stefano, indietro, indietro. Dovete stare indietro. Perché se io non posso usare la spectrite, come cavolo li uccidiamo i mostri? Come bene, li uccidiamo? Allora, noi ti copriamo le spalle. Ecco, te vai avanti. Grazie, grazie. Ok. Certo che certe volte, veramente, ce la mettete tutta, E meno male che io ero quello debole. E non sono non debole in cavolo. Ma non ti voglio far andare avanti da solo, accidenti. Lasciami fare andare avanti da solo. Comunque questi minotauri sono tipo posseduti. Perché se li avete visti hanno gli occhi rossi. Sono tipo tutti mezzi strani. Sì. E corrono. Infatti. Avete visto quanto corrono? Sembrano dei diavoli. Non è normale. Non credo che dovrebbero essere così veloci. Secondo me. Fate anche voi però, per favore, Stefano. Se arriva da voi, uccidetelo. Allora, dobbiamo organizzarci in modo molto chiaro, ok? Posso rompere gli spawner? Sì, Mario, rompi gli spawner. Rompi gli spawner, Mario. Mario, rompi gli spawner. Vado, okay? Vado. Io dolce, Mario spawner, ti mostri. Io mostri. E se i mostri poi arrivano da voi, però li colpite voi, Mi raccomando. È il minimo. Tutti rotti, tutti rotti, è pulito. Allora, neanche qui c'è una specie di pozzo, come diceva Stefano. Io non lo vedo, però proviamo ad andare da questa parte. Cerchiamo di essere veloci. A parte che secondo me non è nemmeno detto che noi qui dentro troviamo qualcosa. Perché se Ghiar è uscito da qui, mettete che per caso lui ha ucciso il minotauro e sta andando lui avanti verso la direzione, verso la palude dell'idra, ok? Potrebbe in essere. In questo caso sarebbe un disastro, perché dovremmo trovare un altro labirinto. Esatto, e non è detto che un altro labirinto abbia lo stesso effetto. Cioè, nel senso, magari solo uno può dare la chiave per andare avanti nella dimensione. Non lo sappiamo. Raga, io qua, cioè, a parte le casse, però nelle casse mi ricordo che cosa c'era. Non era roba utile. No, niente. Aspettate, di roba random. Qua c'è una. Ma cos'è qui? Non lo so, è tipo una parete piena di torce. Non lo so. Però se vi servono, prendetele. A me non servono, però pensavo, mi sembrava di vedere. Attenzione, che viene sempre buio, anche se non sembra. Mi sembrava di vedere delle scale che scendevano, ma in verità no. Mi sono illuso. Raga, è un vero labirinto. Cioè, non so se ne usciamo. Raga, io non vedo più niente. Come sarebbe? Come? Non vedi più niente, Mario? Non vedo più niente. Il classico, non vedo più niente. Sto nel buio. Mario, dove? Porca come? Miseria. Come? Quando? È qua. È guardalo, è qua. Mario. Voi mi vedete ancora, raga? Sì, sei sì, qui. Sì, sei fermo immobile. Almeno ti illuminiamo, così non ci muori. Che sta succedendo? È immobile, però gli credo, effettivamente. Perché vedi, se io lo colpisco, io dovrebbe. Non mi posso muovere, non posso fare niente, raga. Dovrebbe tornare indietro, invece non succede niente. Ascoltate, noi facciamo una traccia con le torce, così lui ci può seguire. Mario, va bene. Dimmi lo lasciamo lì indifeso. Sì, ma io quello che voglio sapere, Mario, c'è l'intruso nel labirinto insieme a te? Dimmi la verità. No, è solo tutto buio e c'ho Fiat, il classico. Ricordati che mi devi dire la verità, abbiamo stabilito sì, che mi devi dire tutto. Non okay. Ti preoccupare. Allora, di minotauri in giro io non ne sto vedendo più. A parte un paio che dovrebbero essere davanti a me in questo momento. Mario, mettete le torce, raga, non vi perdete. Continuiamo. Mettete le torce solo dove andiamo noi, così lui poi ci può seguire. Mi va sa bene. Che potrebbe essere che ci siamo. Mario, ti devi sbrigare a uscire da lì, però. Ti devi sbrigare a uscire da lì. Occhio, guarda, vai. Ci provo sempre. Indietro, restate indietro. Ci sono anche altri spawner. Stefano, abbi pazienza, devi intervenire. Ti do una mano, ok. Distruggi, è pieno di ragni.
È pieno di minotauri anche. Troppi. Sto aiutando. Distruggete gli spam, Mario. Porca miseria. Ma te miseria. Sempre nei momenti peggiori. Nei momenti peggiori. Perché? Ragazzo, fa di tutto. Perché fa devi di far tutto, così? Veramente. Perché devi essere sempre un disastro? Io non lo so. Non lo so. Spiegami, ti prego. Perché ogni volta che c'è bisogno di te, trovi il modo per essere un intralcio. Ma non lo trovo io. Non lo trovo io. Capisci? E noi rimaniamo problema. Da soli. Ste, ho trovato il pozzo che dicevi. Indietro, indietro. Uccidilo, tu, uccidilo. Tu, se ti viene, uccidilo. Mamma mia, maledizione, ma cosa te l'ho da attaccare quella spada? Uccidi i nemici se ti vengono non addosso. Non è forte come sembra. Certo, non è forte come sembra perché ce l'hai in mano te. Lascia stare i mostri, corri. Se li uccidiamo tutti non usciamo più. Ricordo fossero tre livelli, Tre livelli, quindi dobbiamo trovare mi un'altra discesa di sì. Io sto andando avanti, raga, spero di non perdere nessuno di voi. No, siamo tutti dietro di te. Ok, ci siete tutti, anche Stefano? Vai. E se c'è un'altra discesa deve essere qui. Ignoriamo anche i creeper, non saranno loro a fermarci con l'esplosione. Aio. Tranquillo. Oddio, noi potrebbero fermarci. Correte, mi vedete? Correte. Mi sono rotto le scatole di uccidere tutti, È anche più pericoloso se perdiamo un sacco di tempo. Secondo me ci siamo. Dai, per forza. Dimmi che ci siamo. Raga, è difficile, cioè, veramente. No, stiamo tornando indietro. No, 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 non stiamo tornando indietro, però. No, c'è nulla. Torniamo indietro. Venite, lo so io dove dobbiamo andare. Qui? No, neanche. Raga, non lo so. Di qua. Sto scendo pazzo. Qui forse non siamo stati. Attenzione a quello che ti prende, quello è uno dei peggiori. Attenzione. Vai, pensaci te. Ci penso io. Dai, muori anche te. Continuiamo a correre, raga. Continuiamo a correre, seguitemi. Dove sei? Qui dietro il minotauro, eccoti, bravi. Eccoti. Bravi. Vai. Qua, ti prego. Aio, raga, siamo qui da un'ora, non stiamo trovando niente. Raga, non lo troviamo. Io c'ho anche blindness, visione notturna insieme. Cosa sta succedendo? Di qua. No, nulla. Non lo troviamo. Raga, non lo troviamo. Vieni, minotauri dietro. Secondo me non è vero che c'è. Come no? Certo che c'è. E se Gear avesse chiuso l'entrata per la cella del labirinto dove c'è il minotauro? Anch'io. Secondo me è così, raga, non è possibile. Qua ci dovevamo morire noi. Basta, non ne sopporto più. Se lo troveremo mai. Vi giuro, raga, dopo sto momento con tutti questi minotauri, io non lo so, veramente non pensavo che una cosa così banale potesse metterci così tanto in difficoltà. E io state indietro. Io avevo dimenticato quanto fosse difficile questo posto. Guarda quanti ce n'è. Cioè, e guardate che non siamo ancora niente. Quando arriveremo al castello finale di questo mondo, dove in teoria dovrebbe essere il tiranno, lì sarà un problema gigante. Sarà più difficile. Sarà estremamente più difficile, ragazzi. Se non lo troviamo qui, secondo me veramente abbiamo perso tempo. Aspettate, fermi. Allora, voi rimanete un attimo qua. Ricordatevi dove sto andando io, Io sto tornando indietro. Sei sicuro di voler andare solo? Raga, è qua, l'ho trovato, mi sa, Sono quasi davvero? Sicuro, sì. Veniamo? Tornate indietro. Sì, ci siamo. Sinistra qui, bravi, così. Ok, seguite Anna. E qui, mi ricordo al 100%, perché mi ricordo che era chiuso dal... È vero, hai ragione. È qui. Allora, ascoltatemi bene. Valgono le raccomandazioni di prima. Mi raccomando, attenzione quando uso la spada, state lontani. Apriamo e vediamo se nasce questo minotauro, perché io ora non lo vedo. E questa cosa mi fa pensare molto male. Se veramente Gear lo ha tolto. Oi, eccolo. Oddio! Attenzione. Attenzione. Adesso attaccate voi. Vai, veloci. Attenti quando schiaccia il terreno. Attenti quando schianta il terreno, che quella è una mossa sua pericolosa. Adesso uso la spada io. Uso la spada io. Guarda, l'abbiamo messo al muro. Siamo noi. Adesso voi. Attenti che quando carica potrebbe fare anche tanto danno. Miseria, raga. Fa abbastanza male. Io ho un sacco di cuori in più. E voi che dicevate che ero debole. Porca miseria, non sono debole. Tranquilli, continui. Ma io sono ancora evanescente con quella specie. Sì, ancora. Oddio, quanto. Quando carica fa impressione. Vai. Però ce la facciamo. Tranquilli. Ce la facciamo tranquilli. Attenti. Ce la facciamo tranquilli. Adesso io la spada. Adesso vai, io. Vai, ok, è andato. Ok, io ho un sacco di spazzatura. Guardate, abbiamo. Tutto. Fermi, non avvicinatevi. Devo prendere assolutamente tutta la carne. E abbiamo anche il trofeo. Il trofeo si chiama. Ha dato anche la sua ascia. Qualcuno se la prenda, prendetela voi, non credo sia buona comunque come arma. Abbiamo 3 di carne, ok, solo 3. Prova a prendere io l'ascia. Bastano 3? No, perché noi secondo te bastano, siamo in 4. Non mi ricordo. No, è vero. Una per ciascuno, una per ciascuno. Nessuno Quindi di voi. Quindi questo significa che ne dobbiamo uccidere altri 3? Non possiamo, non ne troveremo altri. Nessuno di voi ha trovato altra di questa ciotola. Si chiama Mif Stroganoff. Praticamente è una Mario, specie di ciotola. Guardate se ne avete nell'inventario, perché magari quando esplode. Ce n'ho una, ok. Ok, ne abbiamo quindi in totale 5, meno male. Ne abbiamo 5.
comunque. Ci bastano e ci avanzano. Tu, per Stefano, fortuna, niente? Raga. Vabbè, no, ma comunque nulla. Ci bastano quelle che abbiamo. È stato abbastanza semplice. Cioè, è stato più difficile arrivare qua piuttosto che uccidere poi il Minotauro. Molto più difficile. Però, la testa, il trofeo suo, si chiama Declassified. Declassified, nel linguaggio della Fondazione SCP, significa quando un mostro SCP viene rimosso dal catalogo. Cioè praticamente viene o muore o viene distrutto, disintegrato, oppure perché non succede? È più un pericolo. Non lo so perché in questo caso è successo. Probabilmente quando comunque non è più un SCP, diciamo, quando probabilmente non c'è più rischio. Potrebbe essere che il Minotauro è un SCP declassificato e quindi quando l'intruso ha manipolato questo Minotauro lo ha trasformato in un Minotauro SCP che però è declassificato. Quindi è per questo che si chiama così. Non ci interessa comunque. Qua dentro ci sono un po' di altre cose. Questa è roba vostra probabilmente che avete messo dentro. Sì, spazzatura. Qua ci sono altre cose. Però non è niente di buono. Non no, so tutte se tutte robe a caso praticamente. Sì, non so se le lucciole ci possono servire. Adesso dobbiamo fare tutto il labirinto al contrario. Mamma mia. E guarda, è veramente una cosa che non raccomanderei a nessuno. Iniziamo ad andare comunque. Venite, seguitemi, mi raccomando. Sì, Anna, sì, sì, Anna, non rimanere. Cosa hai trovato? Ho cosa c'è? Ho trovato questo Maze Map Focus, magari ci aiuta ad uscire prima. In teoria dovrebbe essere qualcosa che ci serve, Maze Map Focus. Forse serve per darti la direzione di dove dobbiamo andare. Per me non sta facendo niente. Comunque seguitemi, facciamo prima trovare la nostra sì, strada. Seguiamo le torce. E Anna, tu sei pregata di seguirmi quando io chiamo, certo. Ok? No, non lo fai mai, quindi certo non è di sicuro. Ok, secondo me è una cosa importante. Mi è venuta in mente adesso, però lo dobbiamo fare. Allora, lei non sei tornato normale. Davvero? Sì, normale. È vero, mi vedo anche io normale, perfetto, ottimo. Cioè non so se è buono o negativo. Non sapremo che significa, però va bene. Magari mi stava anche potenziando, che cavolo ne sapete. Oh, se mi stava potenziando sì, mi illumini di nuovo ogni volta che ne abbiamo bisogno. Certo. Non esagerare, che magari vabbè, poi è la volta buona che muori davvero. No, muoio davvero, tranquilla, andiamo. Ascoltate, mi stavo dicendo che secondo me se Dottor Gear, l'intruso e un sacco di gente che non ci piace vogliono questi trofei, come questo qui del Minotauro, secondo me vale la pena metterli via questi trofei, ok? Quindi prima sono di andare d'accordo nella palude del fuoco, magari facciamo una capatina a casa, visto che tra l'altro dare un'occhiata al castello ogni tanto secondo me è cosa non buona fa e male. Giusta, ecco. Certo, certo. Quindi entriamo al castello, mettiamo a posto queste cose nel bunker, diamo un'occhiata che sia tutto ok, poi dopo rientriamo qui dentro e andiamo nella palude del fuoco. Se va non bene, mi ritrovo. Che cosa paura! Raga, correte, 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 correte. Via. Cosa cavolo è stato? Cosa non lo so! Idea. Raga! Corri! Ma che cacchio è che ci spara? Pieno. Ma chi sono? Non lo so! Dov'è il portale? È qua vicino! Raga, ci stanno sparando! Non vi fermate! Correte. C'è da saltare, Corri, salta! Maledizione! Correte, vi dico, ma che cavolo è successo? Chi è sta gente? Corre di qua! Raga, ma che è successo? Ma porca miseria! Raga, io sono... Dove siamo? Ma questo è il nether! Fermi, sì, è il nether dell'intruso, tutto nero. Ascoltate, fermi. Ci sono dei mostri anche? Non lo so. Qualcosa è cambiato comunque. Allora, io l'unica cosa che so è che eravamo nel mondo del tramonto. All'improvviso c'erano un sacco di persone che ci sparavano e io l'unico mondo dove ho visto armi da fuoco, ok, è il mondo dell'intruso, è il laboratorio dell'intruso, ok? Giusto. Quindi quello che mi viene da collegare è che potesse essere, non lo so, un gruppo, sembra, non lo so, sembra forse fuori posto dirlo, però ci sono gli scienziati, possono esserci anche, non lo so, le guardie armate. Mi sembrava certo una specie di esercito. Poi erano anche pallidi, io li ho visti da lontano, ma sembravano pallidi. Tantissimi era poi. Una marea. Che non fossero, non lo so, tipo dei class D reclutati dall'intruso, dal suo laboratorio per venirci ad ammazzare, perché erano una marea, veramente. O per difendere qualcosa, magari stavano. E comunque venivano qualcosa tutti dalla direzione del portale, eh? Secondo me ci volevano ammazzare, raga. E a sto punto, se venivano dal portale, può essere pure che il castello sia in pericolo e che venivano da là. Dobbiamo sbrigarci. Lascia il portale per uscire. Non siamo caduti lontani dal portale e dovrebbe essere il portale che porta vicino al nostro castello. C'è soltanto un piccolo problema. Ci sono dei mostri. Ok, ce ne sono tanti. Non so se li vedete. Ignoriamoli. La vedo un non po' male. Credo sia facile ignorarli. Esatto, però possiamo ucciderli. Ci vado io in mezzo. Voi non venite. Ok, così posso uccidere tutto quanto io e non preoccuparmi di colpirvi. Tanto per il momento, anche se non sono trasformato, me la cavicchio. Ok, sono abbastanza forte. Indietro per favore, ok? Me la cavo da solo. Mi hanno dato Wither, non so nemmeno quanta vita ho, paura di morirci. Ok, è morto anche sto qua. Non so. Fai? Sì, voi state bene, tutto ok? Sì, vai. Tutto bene. Ok,
È morto anche l'ultimo. Questi qua andavano uccisi, però mi sembra di ricordare che erano tipo uova e ne venivano fuori altre. Quindi, è vero, per dimmi favore, che non sei infetto, ti prego. Non mi pare di esserlo, ma non mi sembra che ci fosse un'infezione vera e propria. Correte, venite, mi vedete? Siamo, veloci, siamo, per vai, favore. Vai, 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 vai. Tranquilli, senza perdere la calma, ok? Va tutto bene, non è successo quasi nulla. Non capisco cosa è successo. Non lo so neanche io. Ok, venite con me. Non ne ho la più pallida idea. L'unica preoccupazione che ho in questo momento è di vedere se il castello è ok, perché davvero, secondo me, è successo qualcosa al castello, raga. Sto facendo un tunnel per risalire, perché da quanto ho visto dovrebbe essere qua sul portale. Dovrebbe essere proprio qui sopra. Ok, ci siamo, venite. Mi il siete dietro? Il problema è che di solito se succede qualcosa al castello, attenzione dietro, ragazza. Attenzione indietro, ecco, me l'ha data adesso, me l'ha data Anna. No, me l'ha data, me l'ha data, me l'ha data, le spore. Vabbè, usciamo, venite, dov'era? Vai, 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 vai. Veloci, veloci. Ho sentito un gas. Era tipo qua sopra, mi pare, vero? Mi sembra. Sì, esatto. Sì, sì, sali, sì, sali. Ok, non lo vedo più. Dov'è? Lì dietro, era lì dietro, era qui dietro. Dov'è? Non lo vedo. Era qui dietro, giuro. Stava qua. Raga, lo so che stava qua, non... No, è di qua, venite, venite di qua, di qua. Oh mio Dio, attenzione, che abbiamo altre spore adesso. Ce le avete pure voi, vero? Che no, non ce l'ho preso. Io ce le ho, qua sopra. Datti una calmata, però, datti una calmata. Mi stai mettendo ansia, mi stai agitando, mi stai agitando. Saliamo, veloci, correte, 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 correte. Difficile. Correte, dov'è sto portale? Ci siamo, ci siamo. Qui, 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 qui. Veloci, Mario e Stefano, che cavolo fate? Correte, non mi interessa, dovete correre, correre, correre. Vai, vai. Qua dentro, veloci, veloci, chi manca? Entriamo, entriamo, entriamo. Stiamo arrivando, vai, chi vai, manca? Anna, eccomi. Mannaggia, Anna, dove sei? Torno Anna di Mario, vai, vai. Entrate nel portale, veloci, dentro. Tutti. Mario, Anna, veloci, che ci sono anche dentro. Tutti sti creeper, maledizione, che ci stanno inseguendo. Entrate tutti, tutti, toccate il portale. Toccate. Ci sono, ci sono. Siete ci sono. Tutti fuori? Ci sono, certo. Io sono uscito? Io sono uscito. Ok. Anche io, eccomi. Ok, ci sto. Ci sto anche io, ci sto anche io. Abbiamo perso spore. Se vi cade da addosso una spora, dovete ucciderla prima che si trasformi in un creeper. Ok, siamo usciti qua tutti. Qua ce ne stanno tre, ecco, infatti. Levatevi, dove? Levatevi, vai, levatevi, vai, vai. Levatevi, 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 per favore, ok? Tutte le dobbiamo uccidere. Continueremo a crearne noi, perché siamo stati infettati da sti creeper. Porca miseria. E io mi ricordo che questi creeper occhio, qui, ce n'è un'altra vicino. Le sto continuando a creare io. Questi creeper dove li abbiamo visti? Perché a me sembra di ricordare che erano dentro il Leviatano, o sbaglio? Sì, 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 esatto, vero, dentro vero, il Leviatano. Ragione. Allontanatevi però, non voglio ammazzarvi a spavate, per favore. Ok. Basta ognuno ammazzi le sue. Voi due, eh? Sì, chi è che ce le ha? Io? Io no. Io non più. Ok, perfetto. Io e Anna. A me manca un po' ancora, però temporeggiamo, dovrebbero venire via. Ascoltatemi, Anna, se non ti muovi ne vengono via di meno. Dai, Lion, il castello. Il castello. Mario e Stefano, andate verso il castello. Veloci, tanto che qui non servite niente. Non mi ricordo. Il castello dovrebbe essere di qua, di qua, di qua. Esatto, di qua. Segui Mario, corri. Andate veloci, veloci, vieni, raga, vieni. Veloci. Lontano da Anna. Ditemi che non è successo niente.